Grazie. La questione, infatti, mi accorgo che è particolare perché io nel libro mi sono concesso pochissimi momenti di vicinanza e appunto molto raramente. Adesso prima mi sono anche un po' emozionato a leggere quel biglietto, perché queste fonti che hanno una temperatura emotiva più alta, perché fanno parte proprio dell'umano in generale, sono molto difficili da affrontare perché sono delle fonti che ti invadono, che ti commuovono. E questa cosa, insomma, va bene o non va bene, bisogna sempre, diventa una tigre da saper cavalcare, e quello è stato il lavoro di questo libro. Io spero poi che chi lo legga riconosca che almeno non ci sono delle ambiguità, ecco, che è quello che io non volevo assolutamente in generale, nel momento che è chiaro come pensa un nipote che scrive un libro sul nonno, più o meno, o gli si scaglierà contro o vorrà dire che è stato molto bravo. Io ho cercato di non fare una pesatura storica di queste cose. E sì, poi appunto capitano delle cose che ho ad arte post-post, cioè il discorso di Alessandro Paolini a Verona è un discorso che fa nascere la Repubblica di Salò, quindi poi è abbastanza inquietante come momento, però c'è la sua voce in Toscana che parla. Io l'ho vista la prima volta in un documentario di Caracciolo, proprio per tornare poi a come nella storia di questi anni queste cose ci sono arrivate addosso via via. Appunto, negli anni 70 la Rai mica trasmetteva La storia siamo noi, correva l'anno, tutte queste cose. Adesso appena si accende la televisione, mi sembra che la monografia su Alessandro Paolini è stata trasmessa negli ultimi 6 anni 10 volte, cioè è un medaglione tipo di mezz'ora che gira ogni tanto in prima serata, in seconda serata. I 600 giorni di Salò era un documentario di Caracciolo dei primi anni del 90, dove c'era questo documento. Adesso addirittura su YouTube, su internet lo si può vedere in continuazione. Cioè, pensare l'accesso a certe fonti storiche, come è cambiato, è incredibile. Cioè, nel giro di 20 anni, quello che prima diventava un evento, un passaggio televisivo in una rete nazionale, eccetera, oggi può essere replicato continuamente da chiunque. Io infatti in quel caso ho scelto, sapendo benissimo che esisteva quella cosa, di non vederla per tutto il tempo che ho scritto il libro. Cioè, ho fatto che lì una cosa un po' tipo documentario. Cioè, a un certo punto, dopo che mi ero caricato di tutte le letture, i colloqui, eccetera, eccetera, in un certo momento ho visto questo filmato. E allora lì sì, chiaramente un po' l'emozione, stranamente ti accorgi, io poi lavoro alla radio, le voci sono qualcosa che mi trasmettono la grana umana come un volto. Penso sempre che in realtà nella voce c'è una traccia organica, e effettivamente sì, sentire, così come toccare un libro che una persona ha scritto, un foglio scritto, trasmette qualcosa, la voce è ancora più emozionante. Prima hai detto che hai ricostruito la figura di tuo nonno e del contesto in cui lui ha vissuto più attraverso i libri che attraverso il rapporto con la famiglia o con altre persone. C'è una tua pagina in questo libro che voglio leggervi, che è una bellissima immagine di etica ed estetica della ricerca. La giornata trascorsa in biblioteca si faceva sentire. Titoli su titoli, articoli e storie fotografiche del fascismo mi avevano procurato un mal di testa in bianco e nero. Troppe ore in balia di quella sorta di sindrome rabdomantica per la quale ogni cosa del mondo e dei libri appare saldata in una catena di senso infinita, una analogia immane e immanente. Ogni costola di volume, ogni sommario, indice dei nomi, didascalia, nota, scheda, tutto comincia a parlarti di una storia sola e insieme di qualsiasi storia. Ogni parola su cui posi lo sguardo ti riguarda, viene a incastrarsi come il tassello mancante che permette di gettarti ancora oltre e proseguire, fuggire, andare alla deriva. Alla fine si naufraga per forza di cose di fronte all'evidenza. Non sono io, sono loro, i libri con le loro storie che cercano me. Un esempio. Ho qui due bei tomi che trattano di spettacolarizzazione della morte, la storia fotografica della Repubblica Sociale e il corpo del duce di Sergio Luzzatto. Procedo in parallelo, annoto il falso dell'edizione straordinaria dell'Italia Libera che
che parla di un muto e composto corteo di uomini e donne che sfila di fronte alle salme di Piazzale Loreto. Apprendo che molte di quelle foto dei cadaveri appesi le ha scattate Fedele Toscani, padre di Oliviero. Questo chi frequenta le biblioteche e fa ricerca può immaginare quali sono stati i percorsi che ha attraversato, che ha compiuto Lorenzo.